deciso, sarà festa nazionale 17 marzo. La Russa, siamo soddisfatti. No della Lega, è una follia. Dal Consiglio dei Ministri primo sì al piano giustizia. La TV Al-Arabiya diffonde un messaggio audio di Maria Sandra Mariani, l'italiana rapita all'inizio del mese in Algeria. Sono nelle mani di Al-Qaeda, ma sto bene, dice la donna. A Milano appartamenti di lusso a prezzi stracciati per i politici appartengono al Pio Albergo Trivulzio, l'ente da cui partì Tangentopoli. Il sindaco Moratti, serve trasparenza. 5 ragazzi minorenni arrivano in minicar e assaltano un'edicola a Roma, armati di mazze da baseball e bastoni, picchiano il gestore, tutto per una ragazza contesa. Lo scontro sulla festa del 17 marzo spacca il Consiglio dei Ministri. Dopo dubbi e polemiche, il governo vara il decreto che istituisce solo per il 2011, 150° anniversario dell'Unità d'Italia, la giornata festiva a tutti gli effetti. Ma i ministri leghisti presenti, Bossi e Calderoli, votano contro. Una follia incostituzionale, attacca Calderoli, il più convinto oppositore della festa. In un paese che ha il terzo debito pubblico mondiale, in un momento di crisi economica internazionale, è pura follia ed è anche incostituzionale, perché il decreto non ha la copertura economica. Duro anche Bossi, nessuna festa finché il federalismo non verrà approvato in via definitiva, dice il leader leghista. Il collega di governo La Russa minimizza il contrasto. Comunque non c'è nessuna frattura, nessuna rottura, una diversità di opinione, l'ho sempre detto. Noi non obbligheremo nessuno a festeggiare e a celebrare il 150°. Chiediamo a tutti rispetto. Quanto alla copertura, nessun problema, assicura La Russa, spiegando che per pareggiare le perdite non si applicheranno per quest'anno gli effetti economici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre. Ma resta la spaccatura, fonte di nuove polemiche, proprio mentre Berlusconi cerca di rilanciare attraverso l'azione di governo la sua figura, appannata dagli scandali sessuali e conseguenti problemi giudiziari. Proprio oggi è ripartito l'iter della riforma della giustizia. Il guardasigilli Alfano ha presentato in Consiglio dei Ministri le linee guida, doppio CSM, separazione delle carriere tra giudici e PM, giro di vite sulle intercettazioni. Una relazione, questa sì, approvata all'unanimità, ma era solo il primo passo. Dobbiamo fare in fretta, avrebbe detto Berlusconi, perché è un problema non più rinviabile che dobbiamo risolvere quanto prima. 15 giorni ad Arcore in meno di 4 mesi. Il risultato, 187.000 euro più regali, quelli che Rubi dice di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio. Nessuno tra chi conosce Silvio Berlusconi ha mai negato che sia estremamente generoso, ma quel denaro per gli inquirenti ha tutt'altro significato. Sarebbe il compenso per il reato di prostituzione minorile di cui dovrà rispondere a partire dal 6 aprile. La cifra la indica Rubi ed è da verificare, e infatti alla base del decreto del GIP ci sono anche accertamenti sulle ingenti somme a disposizione della ragazza. Quei 187.000 euro, spiega interrogata, li avrebbe ricevuti da Berlusconi tra febbraio e maggio dell'anno scorso attraverso il suo autista. Nel primo interrogatorio, riportato oggi da Repubblica, Rubi sorprende i magistrati raccontando di una busta con 46.000 euro in banconote da 500 avuta come regalo per la sua prima presenza a Villa San Martino il 14 febbraio, quando capì che era stata invitata a partecipare al Bunga Bunga con le altre giovani, tutte maggiorenni, nude. Riferisce tante cose Rubi, molte delle quali inverificabili, come la voce che girava ad Arcore tra le ragazze di una relazione sessuale tra il premier e Noemi Letizia. Rubi dice di aver incontrato Noemi proprio ad Arcore. Altre informazioni riscontrabili hanno permesso all'inchiesta di incardinarsi e svilupparsi, salvo imprevisti. Ho parlato di quelle serate a mia madre, dichiara Verbale, ma poi, quando la vicenda finisce sui giornali, mentre la madre viene sentita dalla polizia, Rubi chiede al padre, intercettata, di fare in modo che la donna non racconti nulla. La rimonta dell'industria italiana è tutta in questi dati diffusi dall'Istat. Nella media dell'intero 2010 il fatturato è cresciuto del 10,1%, gli ordini del 13,9%. Certo, il confronto è su un 2009 da brivido, segnato da un crollo del 20%, ma questo balzo in avanti a due cifre resta il migliore dal 2001. In ripresa soprattutto l'industria dei metalli, la chimica, le fabbriche di macchinari e attrezzature, continua invece a soffrire il settore dell'auto. In dicembre meno 3,9%. Il fatturato, meno 11,2% gli ordini. Che stia tornando la voglia di impresa lo evidenziano anche i dati di Unioncamere. Il saldo tra le aziende nate nel corso del 2010 e quelle che hanno cessato l'attività è a favore delle prime. Sono 72.530 aziende in più. Il governo sta lavorando a un pacchetto di misure per la crescita che dovrà essere presentato entro il mese di aprile in Europa. Tra le proposte del ministro Tremonti ci sarà anche la richiesta di deroghe alle norme europee sugli appalti per favorire il rilancio
rilancio dei cantieri al sud. Il ministro dell'economia oggi è a Parigi per il G20 dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali. Ieri sera, durante la cena che di fatto ha aperto il vertice, si è parlato delle banche che tanto sono costate alle tasche dei contribuenti e che ora il Financial Stability Board, presieduto da Mario Draghi, intende riformare profondamente. E proprio al governatore della Banca d'Italia, che sarebbe in pole position per guidare la Banca Centrale Europea, è toccato indicare le nuove sfide per l'organismo incaricato di riscrivere le regole della finanza globale, avvertendo che in presenza di una nuova crisi i bilanci degli stati subirebbero un'enorme pressione. L'emittente degli Emirati Arabi Al Arabiya viene contattata da un portavoce di Al-Qaeda per il Maghreb Islamico. Nel messaggio audio che viene trasmesso, l'uomo rivendica il sequestro di un'italiana. Poi tocca a lei parlare in francese. Maria Sandra Mariani. Sono Maria Sandra Mariani, l'italiana che è stata rapita mercoledì 2 febbraio 2011 vicino a Janet, in Algeria. Sono ostaggio di Al-Qaeda. L'obiettivo dichiarato, almeno per il momento, è solo quello di far sentire al presidente e al governo italiano la voce della donna. Maria Sandra Mariani, 56 anni, è stata rapita mentre si trovava per turismo nel deserto del Sahara, vicino al confine con il Niger. Il nostro Ministero degli Esteri sceglie la linea del riserbo, ma è in contatto costante con le autorità di Algeri. A San Casciano, in provincia di Firenze, la madre Fiammetta si dice sollevata di sapere che la figlia è viva. Io ora mi sento più tranquilla, perché pensavo di stare indola fosse che la facesse, sicché... Avete parlato con qualcuno della Farnesina? Ma con Farnesina? Guardi, a noi non ci telefona nessuno. Uno dei pochi elementi certi in mano agli inquirenti è la presenza di Mattias Scheppa a Marsiglia il 31 gennaio, tra le 12 e le 15.30. L'occhio elettronico delle telecamere ne fissa questi fotogrammi. E Mattias è sempre da solo, nessuna traccia di Livia e Alessia. Ecco l'uomo che parcheggia l'auto in un garage del vecchio porto vicino a Place de Gaulle. L'uomo ha uno zainetto nero. Poco dopo, in due diversi distributori adiacenti il parcheggio, preleva i soldi del bancomat. È sempre solo e non ha lo zainetto. A chi l'ha lasciato? A qualcuno che sta tenendo anche le gemelline? Poi Mattias si reca in agenzia nella stessa piazza, prima per chiedere informazioni, poi mezz'ora dopo per acquistare i 3 biglietti per la Corsica. Ma come ci confermano, è sempre da solo. Poco dopo le 15, Mattias Scheppa, nuovamente con lo zainetto, va a riprendere l'autovettura in garage. Dove sono Livia e Alessia? C'è davvero un complice che era in compagnia delle bimbe mentre Mattias faceva queste commissioni? Oppure il tragico piano dell'uomo era già stato compiuto? Ancora interrogativi e nessuna certezza neppure della presenza di Livia Alessia in Corsica. Proseguono, protette dal silenzio stampa chiesto dalla famiglia, le indagini sulla scomparsa di Yara Gambirasio. Sparita quasi 3 mesi fa mentre tornava a casa dalla palestra a Brembate di Sopra nella Bergamasca. Sin dall'inizio le tracce hanno portato in un vicino cantiere per la costruzione di un ipermercato, ma la ragazzina sembra sparita nel nulla. Ancora da scrivere la verità sulla morte di Sara Scazzi. Non si esclude che la quindicenne sia stata uccisa in casa dalla cugina Sabrina e non nel garage, mentre gli inquirenti cercherebbero 2 persone che avrebbero aiutato Michele Misseri ad occultare il corpo della nipotina. Ed è ancora un giallo la sorte di Erika Anser-min. 27 anni, origini coreane, scompare da Aosta, dove vive con la famiglia adottiva, il 20 aprile del 2003, è il giorno di Pasqua. La sua auto viene ritrovata su una strada di montagna. Le indagini vengono riaperte lo scorso anno, quando una sua fotografia è rinvenuta nel computer di Danilo Restivo, sospetto serial killer, accusato dell'omicidio di Elisa Claps e attualmente in carcere in Inghilterra per l'assassinio di una vicina di casa. La giornata della vittoria vede di nuovo Piazza Tahrir al Cairo, piena. Sin dalle prime ore del mattino è iniziato l'afflusso dei manifestanti, questa volta in un clima totalmente pacifico. Si tratta in effetti di una grande festa organizzata ad una settimana esatta dalla caduta di Hosni Mubarak, ma si tratta anche di ricordare a chi guida il paese ora che la piazza c'è ed è attenta. La piazza è circondata dai carri armati dell'esercito che effettua dei blocchi per controllare i documenti e impedire azioni di disturbo che potrebbero far nuovamente surriscaldare il clima, e sono gli stessi militari a distribuire bandierine egiziane come a simboleggiare la ritrovata unità del popolo. Anche questa manifestazione coincide con la preghiera del venerdì, che non a caso sarà officiata da un noto telepredicatore dalle posizioni da sempre ostili all'ormai ex presidente Mubarak. E qua
quasi mezzanotte. Quest'auto, una fuoriserie da 1 milione di euro, in autostrada supera in rettilineo le auto lanciata a oltre 300 km orari. Non riesce a tenere bene la strada, secondo le testimonianze, sembra che stia sbandando. Pochi chilometri dopo, sull'autofiore all'altezza di Spotorno, direzione Savona, nella curva l'auto perde il controllo, sbatte contro il guardrail più volte, fa testa a coda e si accartoccia terminando la folle corsa. Dall'abitacolo escono illesi il proprietario, un giovane straniero residente nel Principato di Monaco, e l'amica, sotto shock, che ha solo un graffietto sulla mano. È incredibile come abbiano fatto a salvarsi. I testimoni delle auto che sopraggiungevano e che per poco non venivano sbattute fuori strada affermano di essere stati superati a una velocità supersonica. L'auto sembrava un aereo. E in effetti la vettura, una Pagani Zonda di ultimo modello, raggiunge una velocità di 370 km orari in pochissimi secondi. Il suo prezzo oscilla tra gli 800.000 e 1.200.000 euro ed è costruita artigianalmente in fibra di carbonio. Un vero miracolo esserne usciti indenni da questo incidente per il proprietario al quale è stata ritirata la patente. E un miracolo anche per chi poco prima è stato superato in autostrada dal folle conducente che sbandava. Ancora una delusione europea. Nell'andata dei sedicesimi di Europa League il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Villarreal e conferma il momento negativo delle squadre italiane a livello internazionale. Davanti agli oltre 50.000 del San Paolo, Mazzarri decide di far tirare il fiato ad Amsi, che in attacco si affida all'intesa tra Lavezzi e Cavani. Così come in campionato, i due si cercano e si trovano a meraviglia, ma il portiere Lopez non è affatto intimorito. Più Napoli che Villarreal nel primo tempo. Gargano ci prova su punizione, la respinta finisce sui piedi del Matador, poi i padroni di casa protestano per un fallo di mano in aria di Borja Valero e reclamano il rigore. L'ennesima occasione napoletana nasce, neppure a dirlo, da un assist di Lavezzi per Cavani, ma il gol non arriva. Nella ripresa Mazzarri inserisce anche Amsic sperando di scardinare la difesa spagnola e invece è Borja Valero a rendersi pericoloso. Poco dopo Cavani esulta, ma la rete è viziata da posizione di fuori gioco, cerca un esito migliore Lavezzi, ancora una volta però Lopez dice no. Nel finale De Santis si oppone ancora a Borja Valero, al San Paolo finisce 0-0 e la qualificazione si deciderà tra una settimana in terra spagnola. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. È stata la villa del maestro Pavarotti, a pochi chilometri da Modena, a fare da illustre palcoscenico all'ultima uscita ufficiale della Maserati MC12. Non si trattava della presentazione di una nuova stagione di battaglie sportive, ma il saluto finale ad un gioiello di bellezza suprema e raffinata tecnologia che ha regalato alla leggendaria Maserati l'ultimo titolo iridato dopo quello che l'indimenticato campione argentino Manuel Fangio conquistò per la Maserati nell'ormai lontano 1957. La MC12 se ne va in pensione dopo aver conquistato 4 titoli nel mondiale FIA GT e dopo essere arrivata per ben 3 volte al secondo posto nella stessa categoria grazie ad un totale di 22 vittorie. Praticamente imbattuta. Nella villa del maestro Pavarotti il saluto cantato alla MC12 si è trasformato in pochi minuti in una colonna sonora che sosterrà la nuova sfida che vede impegnata Maserati dal 2010, il trofeo, gioielli sviluppati dalla casa modenese grazie al supporto e alle esperienze maturate nelle competizioni con il pilota di punta Andrea Bertolini, l'uomo del poker come viene definito in Maserati per i 4 titoli conquistati con la MC12. Andrea Bertolini è stato e continuerà ad essere protagonista anche nello sviluppo del progetto Trofeo Maserati 2011.